Daria Bignardi, non vi lascerò orfani. Eravamo rimasti a pagina 115. La villa di Castel San Pietro la comprò il nonno Dante nel 35 da un certo Riguzzi, che l'aveva costruita alla fine dell'Ottocento. Grande, rettangolare, con una torre centrale e due terrazze laterali, enormi portoni ovali, la facciata di mattoni rossi e in tonaco giallo con i profili scuri attorno alle finestre, le tegole di terracotta rossa, tutte circondate da viali di ghiaia dove mi sbucciavo le ginocchia cadendo dalla bicicletta. E allora mica c'era nel disinfettante che non brucia e i cerotti colorati. Se andava bene, un po' d'alcol puzzolente e il fazzoletto da naso legato intorno che poi si attaccava al sangue rappreso e bisognava strapparle la ferita e si riapriva, lasciandoti le cicatrici. Li ho passati ogni sabato e domenica e ogni giorno di settembre fino ai 18 anni. A giugno c'erano luci alle ciliegie e siccome veniva buio e tardi, noi cugini dopo cena andavamo in paese a mangiare il gelato da Pippo in Montagnola, 50 lire di stracciatella e cioccolato. A settembre c'erano uve e noci e i primi freschi ci emozionavano facendoci pensare all'autunno con un nuovo anno di scuola che arrivava. Quei crepuscoli sono ancora lì. Bambina dovrebbe avere dei nonni da andare a trovare in campagna la domenica e durante le vacanze, dei cugini con cui giocare nascondino in giardino a litigare. Una capanna dove calarsi le mutande e mostrarsi la pia e il pistolino, come abbiamo fatto noi una volta, e i grandi ci beccarono subito. Ed inverno il freddo, perché non c'era riscaldamento, ma solo stufa a legna, becchi di terracotta rossa. Era notte, a letto bisognava infilarsi velocemente sotto la coperta imbottita e riscaldare le lenzuola con lo scaldino, ma il letto era gelato lo stesso. Noi quattro dormivamo tutti nella stessa stanza, al piano di sopra, il babbo e la mamma nel lettone di ferro verniciato di nero, con le palle e le lance sulla testata, la peretta per accendere la luce che gli penzolava sulla testa e il quadro della Sacra Famiglia appeso sopra. Io e Donatella su due alte reti di fianco al loro letto, appoggiate contro il muro. Con il babbo che russava e la mamma che gli faceva il verso dei gatti perché smettesse. La zia Elena con Ferruccio e i miei cugini Marco e Marinella avevano una stanza in fondo al corridoio e lo zio Fifo, che abitava a Roma in campagna, veniva poco, ne aveva due. Ma un po' squallide, dove noi non entravamo mai. La stanza più grande e più bella con il terrazzo era la camera della nonna Ata, la padrona di casa assoluta da quando il nonno era morto 7 anni prima che nascessi io, nel 54. La camera della nonna ci metteva soggezione perché aveva alti lettini di legno scuro con le testate scolpite e i coprilatti.